Buongiorno a tutti. Allora, oggi parliamo di una delle cose di cui ci piace ciarlare all'ennesima potenza, cioè i detersivi. Volevo fare un upgrade, ovvero un aggiornamento dei detersivi. Come potete vedere qui dietro manca sia la televisione che l'Anespresso, perché l'Anespresso ci ha lasciato. Non riesco ancora a farmene una ragione. Puff, andò, aveva anche 9 anni. Vabbè, comunque stiamo parlando di detersivi. Perdonate la luce, ma oggi è veramente una giornata uggiosa. Allora, vi parlo di come mi sto trovando con alcune cose, partendo dalla cosa più pesante. Ho chiesto un po' in giro, ho guardato in vari gruppi Facebook, come le persone si trovano meglio a lavare, e vorrei anche il vostro parere, quindi casomai scrivetemelo qui sotto, sull'utilizzo del detersivo liquido insieme o alternandolo al detersivo in polvere a seconda del tipo di capo e a seconda del tipo di lavaggio. Perché ho preso in offerta, era in offerta al supermercato, aspettate che lo tiro su se ci riesco, il Dixan, questo qui, che ha un profumo buonissimo, devo essere sincera, ha davvero un profumo stupendo. Allora, perché la maggior parte delle risposte che ho avuto è stata liquido per colorati e scuri, quello per i delicati a parte, e per i capi più resistenti il detersivo in polvere. E quindi sto provando il Dixan da un po', una decina di giorni, e devo dire che non è assolutamente male. La mia preoccupazione è che lasciasse troppo residuo sui panni, invece non è così. Era veramente molto, io non usavo un detersivo in polvere. C'è anche da dire che io ho una lavatrice che ha 4 mesi, quindi è nuova, sciacqua bene, si pulisce bene, insomma. Io poi metto sempre meno del detersivo consigliato, perché non serve tutto quel detersivo, anche perché non ho dei capi particolarmente sporchi, cioè voglio dire, sono cambi giornalieri di gente normale che non fa lavori particolarmente impegnativi, ecco. E quindi il Dixam mi sta abbastanza piacendo, mentre per i liquidi, per i delicati, sto usando il Soflan, che ha, allora, il mio preferito è il Perlana, lo trovo però un po' eccessivo come costo. Questa volta c'era il Soflan e questo è la vaniglia, quindi lo sapete, questo si può usare tranquillamente. Soffio di vaniglia, scusate, non vaniglia, soffio di vaniglia, e capi come nuovi a lungo, e io lo uso per la lana, perché non lo dite a mia suocera, ma io anche capi in lana e lavo in lavatrice, io lavo tutto in lavatrice, tranne quando c'è qualcosa di particolarmente delicato, ma per il resto lavo veramente tutto in lavatrice, perché poi la mia lavatrice ha una bella varietà di programmi. Anche il Soflan mi sta piacendo, però devo dire che io ho una passione per il Perlana, proprio come consistenza del detersivo, come profumazione. Devo bocciare un prodotto e non vedo l'ora di farlo, perché vi giuro, mi trapana il cervello. Lo so, è una cosa orribile da dire, anche molto stupida secondo me. Ho preso della Dual Power, che è una marca con cui io mi trovo benissimo. Io non so se già ve ne ho parlato di questo prodotto. Sapete che mi sta sorgendo il dubbio che io ne abbia già parlato. Vabbè, comunque, continuo nel mio utilizzo. Ne basta poco, ce l'ho da parecchio, ce l'ho da settimane, da almeno 2-3 settimane. Questa è alla lavanda. Sono andata a casa di mia suocera, aiutando a rigovernare la cucina, l'ho utilizzato. Mi piaceva, ho detto, ma sai, perché a me non piace il profumo di lavanda, ma davvero mi dà veramente la nausea. Però ho detto, no, ma sai, non è male davvero.
Quasi quasi lo prendo anch'io. Poi la Dual Power, io trovo gli sgrassatori a 1,49 euro, quindi voglio dire, cioè, è insopportabile. Ha una profumazione che rimane a lungo, quindi se a qualcuno di voi piace la lavanda e che rimanga a lungo, 0% di residui, sì, come sgrassatore è come gli altri della categoria, quindi niente da dire, ma ha un puzzo, infatti penso di portarlo a mia cognato, a mia suocera, perché io non riesco ad usarlo, perché mi dà veramente il voltastomaco. Un prodotto su cui io sto bocciando un sacco di roba. No, vabbè, ma non è un preferiti o un bocciati del periodo sui detersivi, era giusto per aggiornarci un po'. Questo detersivo l'ho preso sia per la marca sia per il fatto che era in offerta. No, inverti, sia per il fatto che fosse in offerta, sia per il fatto che, insomma, è un finish. Finish gel, che è la consistenza che io preferisco perché lo dosi meglio, ce ne sono alcuni che sono molto più liquidi, quindi e te cadono. 26 più 6 lavaggi gel ad alta dissoluzione, tutto in uno, massima brillantezza. È un detersivo per la lavastoviglie, se non l'avessi specificato. Raccomandato numero 1, già risultati nei cicli brevi. Io molto spesso faccio il ciclo breve da 30 minuti. Perché? Sia perché io non cucino in maniera particolarmente elaborata, fritti, indingoli e cose varie, sia perché io comunque i piatti li pulisco bene dai residui, li sciacquo sotto l'acqua e poi li metto nella lavastoviglie. Quindi col ciclo di mezz'ora me va benissimo e risparmio tantissimo. Non mi è piaciuto assolutamente. Non dico che non. Il profumo non mi piace assolutamente perché ha un vago sentore di limone e non mi piace. Non è che non pulisca, e sia chiaro, pulisce benissimo. Il problema è che. Io sono ancora dell'idea che come il Pril non c'è, non ce n'è, mi spiace. Non, Pril quello classico, non quello all'aceto perché di quello non sopporto l'odore. Però devo dire però una cosa, mi sta durando tantissimo. Credo di averlo comprato più di un mese fa e ce n'è ancora. Sì, credo così. Anche perché poi nei cicli brevi non ne serve molto. Quindi mi sta durando veramente, veramente tanto. Questo è anche un altro prodotto che ho preso in offerta che mi piaciucchia, ma anche in questo ormai sono arrivata alla mia veneranda età, ho i miei prodotti preferiti e quando cambio, devio su altre cose e me ne rendo conto. Sto usando lo svelto. Questo con vero succo di limone, sgrassa con antibatterico, menta selvatica e limone, l'ho preso più che altro per questo perché volevo un profumo di fresco. Infatti il profumo è ottimo, però è un ottimo sgrassatore, pulisce bene, fa una bella schiuma, tutto quello che volete. Io lo travaso perché ho un portasapone vicino al lavello, però come il Nelson all'argilla, quello al melograno, scusate, non all'argilla, è color argilla, al melograno non ce n'è. Mi spiace, io sono un'affezionata. Avevo trovato questi in offerta a 90 centesimi, quindi avevo preso questo qui. Però, insomma, voglio dire. Un'ultima è una new entry che sto usando da più di una settimana e che devo dire la verità, non mi dispiace per niente. Di tutte queste cose ho preso tutta roba che era in offerta. No, forse questo qui non era in offerta. Però mi ha incuriosito ed è un ammorbidente della Vernelle. Fior di frangipani e olio di cotone, ammorbidente concentrato. No, ora voi mi dovete spiegare questa cosa perché io qui leggo che insomma il profumo è persistente fino a 10 settimane. E c'è un asterisco, io adesso devo trovare. Rispetto al solo detergente, dopo 10 settimane di chiusura dei tessuti in un armadio, effetto perle di profumo. Cos'è? L'avevo il vestito da sposa? Vabbè, comunque. Allora, la profumazione è molto gradevole. L'unica cosa è che io con l'ammorbidente. Allora, primo, non so rinunciarci.
mi spiace. Sento che in tante usano l'aceto. Ho provato ad usare l'aceto, non si sente sui panni, li fa diventare morbidi, quello che volete. Io non riesco a rinunciarvi. Allora, qui c'è scritto che per 40 lavaggi, io ne metto quasi un tappo intero, che secondo me è sbagliato perché non ho letto la cosa. Non ho letto. Allora, per 4-5 capi di bucato, no. Ho ragione io, devo metterlo perché la mia lavatrice è da 10 kg, quindi 6-8 kg. Naturalmente io non la riempio mai per 10 kg perché nelle istruzioni c'era scritto che per un lavaggio ottimale deve rimanerti un palmo tra i panni e la parte di sopra del cestello. Ci deve essere questa distanza per avere un lavaggio ottimale, quindi non la forzo mai tanto, però ne metto uno perché comunque è da 10 kg la lavatrice. Quindi questo è quanto. Sono yes and no, nel senso che non sono troppo soddisfatta, però se avete prodotti nuovi come al solito da consigliarvi, fatemelo sapere e fatemi sapere che cosa ne pensate del detersivo in polvere. Finisce il video, inizia la luce. Bellissimo questo scorcio. Favoloso, veramente favoloso. Tanto quanto i miei capelli. Comunque, fatemi sapere che cosa ne pensate del detersivo in polvere e detersivo liquido. Io so, leggevo anche di persone che usano quello per i bianchi, quello per gli scuri, per i neri. Quello per i delicati e quello liquido per i colorati. Ma poi ho letto di persone che usano un solo detersivo per tutti i tipi di capo. Non so quale sia. Io credo di aver trovato una via di mezzo, però non lo so. Fatemi sapere anche voi che cosa ne pensate. Io vi saluto, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!